Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Lords of the Fallen e in questo video andremo a vedere come recuperare il giavellotto corto, questo oggetto da lancio molto molto utile che fa un fracasso di danni e poi serve appunto per prendere il trofeo. Se non ricordo male c'è un trofeo relativo agli oggetti da lancio. Detto questo, per arrivare a prendere questo giavellotto corto dovrete aver recuperato questa chiave qui. Eccola qui, chiave del ponte del sonno celeste. Se non sapete come recuperare questa chiave, il link in descrizione c'è la playlist con il video relativo appunto a recuperare questa chiave. Cliccate nella playlist, guardate nei vari video, lo vedete benissimo in copertina, è tutto molto chiaro. C'è l'immagine della chiave e c'è la scritta a caratteri cubitali sulla copertina, per cui è facilissimo da trovare, basta cliccare lì e vederlo. E eventualmente sul canale c'è la sezione playlist. Ci cliccate, playlist Lords of the Fallen guide, cliccate lì e trovate il video molto molto semplice. C'è il link in descrizione della playlist. Mi raccomando, non vi sbagliate. Se mi ricordo, metto anche il link del relativo video, ma potrei dimenticarmi perché sono vecchia e rincoglionita. Detto ciò, una volta che abbiamo recuperato questa chiave e abbiamo aperto la porta relativa, vi mostro il percorso. Quindi vi faccio vedere il percorso dal momento in cui abbiamo aperto la porta. Vi lascio direttamente qui al video mentre proseguo e vi mostro come recuperare questo oggetto da lancio. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli abbonati al canale, tutti quelli che utilizzano i super grazie, quelli che si iscrivono, che commentano, che lasciano like, che condividono il video, che ci supportano attraverso il link di Amazon Prime con i loro acquisti e che si uniscono anche al nostro canale Telegram. Trovate tutti i link in descrizione. E detto questo, giovani, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo video.